Dottore, c'è un problema. Veniamo direttamente dall'aeroporto. Manco da casa siamo passati. Che succede? Ditemi. Dottore, io sono del nord, no? E che ultimamente mi sento, non lo so, solare, di buon umore, sono espansivo. Ah. Ho sempre voglia di stare a casa. La mia priorità non è più il lavoro. Capisco. Io l'ho capito subito che avevo un problema, perché gli aerei che arrivano a Palermo da Milano sono sempre puntuali. Il suo no ha portato in ritardo. Vabbè, non saltiamo a conclusioni affrettate. Dico, sono alcuni sintomi. Ora, non è che c'è una riprova. Ho bisogno di altri test per capire. Di che cosa hai portato? Un vassoio di dolci. Eh? Non ho sentito. Diglielo, parla, Monè! Un vassoio di dolci. Allora è grave. Dottore, ancora non ha visto niente. Di come mi chiamo? Federico. Lo vede? Il Fede, il Fabri. Neanche un articolo, un abbreviativo. Sono sintomi troppo avanzati, purtroppo. E quali sono gli altri, dottore? Minchia. Ha aperto le vocali. Non lo posso vedere così, dottore. Ma da quanto tempo è che ce li ha sti sintomi, lei? Mi scusi. Ma saranno 2 o 3 settimane all'incirca. Lo sente, dottore? 2 o 3 settimane, tempi incompiuti, così, persi nel vuoto. Parla come se fosse uno di noi. Ma una domanda, lei di cognome come fa? Rossi, Rossi. Ah, Rossi, un classico cognome lombardo. E sua madre? Caputo, lei è di Napoli. Ah, e allora è congenito. Ma dottore, si è trasferita a Milano quando aveva 2 anni. Ma che vuol dire? Che vuol dire? È una questione familiare, un carattere ereditario, è questione di famiglia. Ma mi dica una cosa. Me la dice la password del suo wifi di casa? Dottore, ma che c'entra, scusi? Me la dica. Ma se, devo proprio? Me la dica. Maradona 10. È un infiltrato. Lei ha ignorato dei segnali importantissimi. I migliori del nord hanno origini del sud. E se non si curano subito, rischiano di diventare dei problemi. Che sei venuto qua a rubarci il relax a casa nostra? Andatevene a lavorare a casa vostra, va, che qua non vi vogliamo. Lei deve guarire per il bene della nazione intera. Il nord e il sud non sono due mondi che si possono incontrare. Poi le barzellette, come le scriviamo? Mia madre, quando ero piccolo, mi diceva: Federico, comportati bene, altrimenti viene il milanese. Noi due non possiamo volerci bene, lo vuoi capire? Ma poi, dottore, se devo essere proprio onesto, a me è un periodo che comincia anche a piacermi Gigi D'Alessio. Dobbiamo operare. Quando è stanotte tramonta il sole. Allora, agiamo subito. Scende adesso da qui e va a fare un aperitivo costoso, molto costoso. Veramente, dottore, io avrei più voglia di una pizza fritta, cicoli e ricotta, una cosa così. Ma che pizza fritta, cicoli e ricotta? Ma che un aperitivo costoso come fate al nord? Paga tipo 40-50 euro per non mangiare niente. Un classico aperitivo del nord. 40 euro entri nel primo bar al sud e diventi primo azionista. Questo è suo. Un'ultima cosa. Se andiamo fuori a cena tutti e tre, chi paga? E vabbè, offro io, no? Ah! E vabbè, facciamo la romana! Ah. E vabbè, allora ognuno si paga il suo al centesimo, figa! Sempre voi terroni che volete scroccare su di noi, che fatturiamo di più! Terroni a chi? Terroni a te! Ma a te che sei sempre a casa a non far nulla, noi lavoriamo e manteniamo l'Italia! Ma allora, inizio a siete l'orgoglio dell'Italia! Arancini, arancini, arancini! Scannatevi!